Alcamo, ufficio del giudice di pace, la salvezza possibile grazie ad una convenzione tra l'ANCI e il Ministero della Giustizia. Bilancio in alto mare ancora al comune di Alcamo, si inasprisce lo scontro politico, il gruppo consiliare dell'UCD chiede le dimissioni del presidente dell'Assise Giuseppe Scibilia. Accordo di Ecomarketing, la Camera di Commercio di Trapani anticipa il pagamento di due quote, via libera al versamento di 282.000 euro per scongiurare il rischio dell'abbandono di Ryanair. In Consiglio Comunale a Castellammare del Golfo si torna a parlare del presidente Bucca e dei suoi presunti rapporti con la proprietà dell'ex Tonnara. Discussa un'interrogazione, l'opposizione attacca, confermati i sospetti. Operai del Verde fannulloni a Partinico e guerra con l'assessore a ramo, le ville sono sporche, i dipendenti si procurano certificati medici di esonero, l'amministrazione però li mette al lavoro ed esplode il caso. Via l'ordinanza sul divieto di topless a Pantelleria, il sindaco l'ha scovata quasi per caso, era in vigore da 33 anni. Bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Alpa 1. Apriamo parlando di Alcamo e dell'ufficio del giudice di pace. La salvezza è possibile grazie ad una convenzione tra l'ANCI e il Ministero della Giustizia che punta ad evitare il blocco dei processi in tutta Italia. C'è una possibilità data dalla legge di poter salvare l'ufficio del giudice di pace ad Alcamo che rischia un'imminente chiusura con gravi disagi degli alcamesi e dei cittadini di Castellammare e Calatafime costretti ad andare a Trapani. Disagi su disagi perché, come succede spessissimo, per un motivo o per un altro le udienze vengono rinviate. La possibilità di salvare quel che resta degli uffici giudiziari ad Alcamo, e non solo, è data dalla legge che ha disposto lo scorso 1 settembre che molte spese obbligatorie siano trasferite dai comuni al Ministero della Giustizia. Il Ministero, in questa prima fase, procederà in due anni ad assumere 2.000 persone, poiché all'interno del personale in servizio presso i comuni si sono sviluppate specifiche competenze, soprattutto e non solo di natura tecnica, delle quali il Ministero della Giustizia non dispone nell'immediatezza. Lo scopo della convenzione ANCI-Ministero, accolta dal Governo, è quello di garantire il regolare funzionamento delle strutture giudiziarie. Il Ministero della Giustizia provvederà al rilascio della necessaria autorizzazione prevista per le convenzioni o gli accordi applicativi stipulati in sede locale solo in quanto questi ultimi assicurino il pieno rispetto della convenzione. Il Ministero punterà inizialmente alle sedi più grandi, ma l'ufficio del giudice di pace di Alcamo potrebbe rientrare nelle convenzioni avendo il personale e la competenza su Castellammare e Calatafimi. Comune e politica debbono darsi quindi subito da fare per non perdere questa possibilità. Leggi e regolamenti sono stati consegnati al segretario generale del Comune, ma Alcamo purtroppo è oggi una città allo sbando, senza solidi punti di riferimento politici, ma non mancano esternatori, picconatori e parolai che, come dice Umberto Eco, trovano sul web lo sfogatoio per insulti, dove assistiamo anche a sceneggiate sul nulla fra geni del marketing politico. Occorrerebbe sostanza e impegno, ma questo ad Alcamo latita, tranne che sugli inutili comunicati stampa intrisi di paroloni, ma poi non seguono mai le azioni concrete. Speriamo che questa volta seguano azioni per salvare l'ufficio del giudice di pace. L'accusa è di ricettazione del cosiddetto oro rosso. Due persone sono state denunciate dai carabinieri della stazione di Capaci. Si tratta di un 46enne di Capaci appunto e di un 24enne di Carini. Due erano stati notati dai militari dell'arma per le vie del centro a bordo di una moto Ape carica di cavi conduttori in rame, successivamente risultati essere stati rubati presso il cantiere realizzato per il raddoppio della linea ferroviaria Palermo-Trapani ad Isola delle Femmine. L'area furtiva, del peso di circa 300 kg e del valore di 1.600 euro, è stata riconsegnata al responsabile del cantiere, mentre il veicolo sprovvisto di assicurazione è stato sequestrato.
Bilancio in alto mare ancora al comune di Alcamo, si inasprisce lo scontro politico. Il gruppo consigliare dell'UCD chiede le dimissioni del presidente dell'Assise, Giuseppe Sciviglia. Per lui l'accusa è di non aver garantito le volontà dell'Aula. Scontro a muso duro tra il presidente del Consiglio Giuseppe Sciviglia e il gruppo consigliare dell'UCD che ne chiede le dimissioni ad Alcamo. Il massimo rappresentante dell'assista civica alcamese non ci sta alle accuse che gli sono state formulate rispetto al suo operato istituzionale e smonta a suo dire pezzo per pezzo le contestazioni che gli sono arrivate dai consiglieri dell'UCD Trovato, Ferrarella e Nicolosi e dai vertici dello stesso movimento. Solo oggi si scopre ad esempio che la conferenza stampa annunciata dal Comune nel pomeriggio per illustrare le problematiche inerenti al bilancio non si terrà nell'aula consiliare, cosa che aveva fatto alquanto discutere. Non ho mai concesso l'utilizzo dell'aula consiliare, precisa Sciviglia, e difatti la conferenza stampa si terrà nella stanza del sindaco. C'è stato un difetto di comunicazione da parte del Comune. Proprio questa era stata una delle contestazioni dell'UCD, che invece sollecitava l'utilizzo dell'aula per confronti tra il commissario e le forze politiche. Sciviglia alza le barricate anche rispetto alle accuse mosse sempre dal movimento di mancata trasmissione del piano triennale delle opere pubbliche, atto propedeutico all'approvazione del bilancio la cui scadenza è fissata al prossimo 30 settembre. Dei contenuti del piano triennale, rivela Sciviglia, tutti i consiglieri ne sono a conoscenza a livello informale. Proprio in questi giorni ha incassato i necessari pareri tecnici ed è stato trasmesso presso la commissione competente. L'UCD ha usato parole forti accusando il commissario di non essersi adeguato con gli uffici agli indirizzi del Consiglio Comunale per la definizione del bilancio attraverso la bocciatura dell'aumento di Tasi e IMU e dell'adeguamento delle aliquote Tari, la tassa sui rifiuti. Il nostro gruppo, assieme alla stragrande maggioranza dei consiglieri, scrivono gli esponenti dell'UCD, si è battuto strenuamente e a tutt'oggi il bilancio non viene sottoposto all'approvazione del Consiglio, favorendo la convinzione che il ritardo sia una sfida allo stesso Consiglio che potrebbe rischiare la decadenza per la mancata approvazione. Poi l'affondo nei confronti del Presidente del Consiglio, che nei giorni scorsi ha accusato lo stesso civico consesso di avere sbagliato valutazione nel bocciare l'aumento delle aliquote Tasi e IMU. Il Presidente, si legge nella missiva, deve assicurare la rappresentanza dell'intero Consiglio Comunale, tesa all'azione di controllo dell'attività amministrativa. Le sue recenti posizioni sono poco rappresentative delle decisioni assunte con grande coraggio dall'intero Consiglio Comunale, che si è più volte rifiutato di sposare la proposta del commissario di equilibrare il bilancio 2015 aumentando le tasse ed ha espresso il chiaro indirizzo all'ufficio competente di procedere ai tagli della spesa. Nella nota viene espressamente ribadito che non ci sono più le condizioni di fiducia nell'operato del Presidente e per questo vengono chieste le sue immediate dimissioni. Ne disconosceremo, sostiene l'UDC, l'azione politica e il ruolo istituzionale. Sorrido rispetto a questa presa di posizione, replica Sciviglia, perché anzitutto è un gruppo di appena 3 consiglieri a chiedere le mie dimissioni. In secondo luogo, prima di essere presidente, sono anche un consigliere comunale, quindi ho il diritto di esprimere le mie personali considerazioni. È chiaro che versati 77.000 euro dal comune di Mazara del Vallo direttamente al lato Belice, disposti gli altri mandati di pagamento di circa 2.400.000 euro destinati direttamente ai creditori del lato a seguito dei pignoramenti e dell'ordinanza di assegnazione delle somme da parte del giudice dell'esecuzione. Il comune di Mazara del Vallo, dichiara il sindaco Cristaldi, si conferma il più virtuoso tra i comuni del lato, avendo provveduto al saldo di ogni centesimo dovuto al lato Belice, pur con tutte le riserve relative alla qualità del servizio reso nel territorio e che costringe il comune di Mazara a ricorrere costantemente a provvedimenti eccezionali e di urgenza al fine di evitare il sorgere di pericoli igienico-sanitari. Il primo cittadino auspica che la SRR, che ora è dotata di un consiglio di amministrazione, acceleri il passaggio del servizio di raccolta dei rifiuti ai comuni che potranno rivolgersi a società esterne tramite gara d'appalto. Accordo di co-marketing, la Camera di Commercio di Trapani anticipa il pagamento di 2 quote, via libera al versamento di 282.000 euro per scongiurare il rischio dell'abbandono di Ryanair. Il senatore Sant'Angelo invoca l'intervento del governo nazionale per fare rispettare l'accordo.
La giunta camerale guidata dal presidente Giuseppe Pace ha deliberato il pagamento anticipato delle rate di ottobre 2015 e gennaio 2016 per un totale di 150.000 euro nell'ambito dell'accordo di co-marketing a sostegno dell'aeroporto di Birgi. È stato anche disposto il versamento dell'IVA per il 2014 e il 2015 per altri 132.000 euro. Complessivamente la Camera di Commercio di Trapani ha dunque dato il via libera al pagamento di 282.000 euro, somme che permetteranno di pagare due rate del co-marketing con l'AMS, la società che cura l'immagine della compagnia aerea Ryanair. Lo ha comunicato ieri pomeriggio il presidente Giuseppe Pace nel corso dell'assemblea che si è tenuta nel salone camerale alla presenza dei sindaci che fanno parte della coalizione a suo tempo istituita a sostegno dello scalo trapanese. Erano presenti i comuni di Trapani, Marsala, Alcamo, Castelvetrano, Erice, Valderice, Paceco, Salemi, Calatafimi, Segesta, Custonaci, San Vito Lo Capo e Favignana. In questo modo, ha dichiarato il presidente Pace, contiamo di tamponare la situazione, dando modo ai comuni di regolarizzare i pagamenti. Come ente camerale stiamo facendo la nostra parte, confermiamo gli impegni presi e la volontà di andare avanti. Durante l'incontro è stato fatto il punto della situazione nei pagamenti da parte degli enti locali, decidendo di sollecitare le amministrazioni locali che ancora non hanno provveduto, dando altri 15 giorni di tempo. Tirando le somme, a fronte dell'impegno per il 2015 di 2.714.500 euro, sono stati versati 1.052.250 euro. Rimangono pertanto ancora 1.662.250 euro. A conclusione dell'assemblea è stato anche deciso di chiedere un incontro ai vertici dell'AMS per un momento di confronto anche in vista della prossima programmazione. Il sindaco di Trapani Vito Damiano ha proposto un incontro preliminare con la regione, con il suo presidente Rosario Crocetta e con l'assessore Pizzo per comprendere quali sono i loro programmi su Birgi. La regione è infatti l'azionista di maggioranza di Airgest con il suo 62% di azioni, ma finora ha disertato le assemblee dei soci convocate per nominare il nuovo vertice della società che gestisce lo scalo. I richiami all'assunzione della responsabilità da parte delle istituzioni non si contano da esponenti politici e non per scongiurare il rischio che la compagnia irlandese operi una forte riduzione dei voli o peggio abbandoni lo scalo con tutti i danni economici che potrebbero ripercuotersi sul territorio. Il senatore trapanese del Movimento 5 Stelle Sant'Angelo ha fatto sapere che oggi è stata presentata una nuova interrogazione con carattere di urgenza al fine di chiedere al governo nazionale di sollecitare la regione. Ho nuovamente chiesto al governo e quindi anche all'ENAC, nel rispetto dei poteri di vigilanza attribuiti, ha fatto sapere Sant'Angelo, di adoperarsi per monitorare l'accordo di co-marketing.